Il fiume La Memoria continua a scorrere sull'alveo della proposta culturale estiva a Pescara, nonostante le tante difficoltà che in questi anni ha dovuto affrontare, da quelle economiche a quelle legate alla pandemia. Dalla metà degli anni 90, una delle kermesse più originali e innovative nel panorama culturale italiano prosegue ostinatamente il suo percorso, presentandosi alla collettività per la 22ª volta. A partire da martedì 20 agosto, nel solito scenario del centro storico di Pescara e sulla golena sud del fiume, con un programma denso di appuntamenti di arte varia, come ama fare da sempre lo storico direttore artistico Milo Vallone. E saremo lì dal 20 al 25 di agosto con 10 appuntamenti in 6 giorni. Gli spettacoli sono variegati, sono tanti. Farei un torto a qualcuno forse se non dovessi menzionarlo, perché valgono tutti la pena di essere visti. Sono sostanzialmente un omaggio a Massimo Troisi nel trentennale della morte, la proiezione di un documentario di Pescara che aprirà poi il festival, in cui avremo in 1 ora e 10 la possibilità di conoscere Pescara dal Neolitico ai giorni nostri, poi la proiezione di un altro film che è Arcunt, che racconta la vicenda di Tommaso Cascella e Gabriele D'Annunzio, insomma una vicenda ambientata, realmente accaduta, ambientata nella Prima Guerra Mondiale. La Divina e la Magnifique, celebriamo Sara Bernhardt e Eleonora Duse, in un'altra ricorrenza importante. E poi abbiamo un altro spettacolo al quale tengo particolarmente, una produzione con Paola Quattrini, sarà un viaggio nell'universo femminile. E chiudiamo il 25 agosto sul Lungofiume, tornando sul Lungofiume con uno spettacolo curato da Federica Vicino, con una protagonista della fiction di Mare Fuori che verrà a trovarci, compagnia di giovani che replicheranno per 3 volte alle 21, alle 22, alle 23 lo spettacolo che si terrà appunto sugli argini del Lungofiume. Il fiume e la memoria è nato tanti anni fa, quando Licio Di Biase era assessore alla cultura e io ero assessore al turismo con la giunta Pace. In quell'epoca mettemmo in campo tante iniziative che diedero una grande spinta alla nostra città dal punto di vista turistico, e poi queste cose evidentemente avevano le basi forti per poter proseguire, e oggi siamo ancora con il fiume e la memoria. Ringrazio l'assessore alla cultura, ringrazio Milo Vallone, ringrazio Franca Minnucci, tutti coloro che si impegnano per questa iniziativa e per le tante iniziative che vengono promosse nella nostra città per fare in modo che ci sia sempre una grande effervescenza. Abbiamo un agosto veramente molto frizzante con le tante iniziative che ci sono, e ci prepariamo ad un settembre ancora più frizzante con il Fiume della Memoria, con il campionato mondiale di skate, e poi nell'ottobre del G7 che completerà una stagione eccezionale nella nostra città.